Sottosegretario Damario, l'Abruzzo punta sui grandi eventi, ma non soltanto, anche su team che possono promuovere il turismo. Ma sicuramente sì, più che promuovere il turismo, promuovere il territorio dell'Abruzzo. Noi in questi 5 anni abbiamo fatto sì che l'Abruzzo fosse sempre più conosciuto. Io, iniziando il mio mandato, avevo detto che l'Abruzzo era uno dei segreti meglio custoditi al mondo. Oggi pian piano stiamo facendo scoprire questi segreti a sempre più persone in Italia. Sicuramente l'abbinamento ai grandi eventi come quello del Giro d'Italia, ma anche quello dell'e-bike, che è collaterale a quello del Giro d'Italia, è un momento importante per far conoscere che c'è, per far sapere che c'è una regione al centro dell'Italia facilmente raggiungibile che offre tutto quello che un turista può desiderare per passare le proprie vacanze. Oggi va di gran moda il turismo esperienziale e quindi questa squadra promuoverà l'Abruzzo e promuoverà le tante possibilità che ci sono in Abruzzo di fare turismo esperienziale con la bicicletta, con i cammini, visitando i nostri tesori culturali e visitando e approfittando delle nostre tante prelibatezze enogastronomiche, quindi sicuramente un tassello in più che mettiamo per promuovere la nostra bella terra. Ecco, un team che farà tutte le tappe, un team misto, ed è questo l'unico sponsorizzato, insomma, sostenuto da un'amministrazione pubblica. Ma sicuramente, ripeto, fa parte del progetto che abbiamo per far conoscere l'Abruzzo. L'Abruzzo oramai è fortemente collegata al Giro d'Italia, insomma quest'anno ci saranno altre 2 tappe bellissime, una in pianura e una in montagna, quindi che riguarderanno sia la costa che il nostro interno, e all'interno di questo essere la regione, l'unica regione che sponsorizza un team che magari baderà un po' di meno al risultato sportivo ma un po' di più a quello promozionale, sicuramente ritengo un tassello in più, ripeto, per far conoscere la nostra bella terra.